so, avevamo parlato alla vigilia di questo doppio turno come di un momento cruciale, beh, missione compiuta. Sì, era l'obiettivo che volevamo e penso sia stata soprattutto la prima partita molto importante per il nostro percorso. È un percorso in process, come si suol dire, però diciamo che questo era uno step decisivo perché ci avrebbe dato il via per la Champions League, che è una manifestazione a cui teniamo tanto. Adesso stasera si torna a casa dopo un po' di giorni fuori e poi da domani iniziamo a pensare a Latina, pensando di giocare come abbiamo giocato qui, insomma, tirando fuori tutto il resto. Qualificazione importante anche per il morale, ne avevate bisogno di questo doppio 3-0. Sì, ti ripeto, è stato forse una fortuna quella di rimanere insieme dopo Monza, nel senso che siamo stati in hotel, poi siamo arrivati direttamente qui e abbiamo condiviso tutte le giornate tutti insieme, quindi quello forse ci ha dato anche una mano, devo dire anche grazie alla società, perché nella persona del presidente, di Bruno, di tutti, insomma, dello staff, sono stati molto vicini a noi in questo momento. E questo era un obiettivo che volevamo a tutti i costi, sia noi che loro, insomma, tutta la Trentino. Simone, missione compiuta, siete nella main phase, era il risultato forse più importante di questo finale di mese di ottobre arrivato. Sì, sono veramente contento, è un periodo difficile, ma siamo stati una squadra, siamo stati uniti e abbiamo fatto due belle partite, quindi siamo venuti qua a Trento, siamo rimasti qua a Trento per giocare questa bellissima manifestazione e quindi non vediamo l'ora di cominciare il primo vero girone. E anche un premio di MVP questa sera che non fa mai male, fa morale. Sì, sì, vabbè, ho fatto quello che potevo, insomma, i miei compagni, giocare con questa squadra qua è sempre bello e divertente. Angelo, missione compiuta, una qualificazione importante, al di là di tutto era l'obiettivo che vi eravate posto in questa fase della stagione arrivato. Sì, torniamo con un sorriso in più, che non avevamo messo in valigia, lo riportiamo a Trento e speriamo che ci serva per adesso salire in classifica, liberi anche, insomma, da questo pensiero che avevamo, insomma, che volevamo andare in Champions. Adesso vedremo che formula adatteranno, però sapevamo che il passaggio passava attraverso una partita importante contro Mosca, che avevamo visto in Russia fare molto bene. Adesso questo pensiero non ce l'abbiamo più, abbiamo ancora più energia da buttare in campo nella Superlega. Buone cose anche questa sera, al di là della partita di ieri, anche da chi è entrato. Sì, sembra che insomma, quelli che sono entrati hanno fatto bene, sono contento per Andrea, anche perché è un periodo per questi ragazzi che chiaramente è stato difficile, abbiamo avuto qualche problemino. E quindi insomma non è che si siano divertiti tantissimo però nonostante tutto, insomma, i miglioramenti di Andrea in attacco, nella tenuta del campo rispetto a quando è arrivato sono evidenti e comincia a essere, diciamo, una bella certezza. Di cortesia, insomma, non è una novità, ha fatto, è ovvio che per lui adesso ci vuole un po' per la ripresa in moto, no? In campo, però insomma di lui sappiamo, abbiamo visto all'inizio della stagione che in campo ci sta e siamo contenti.